a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi volevo parlarvi della mia prima esperienza con gli ebook e dell'ultima lettura che ho fatto, cioè La principessa di Iz di Sara Simoni. Per quanto riguarda la lettura in ebook, diciamo che sono 3-4 i punti che ho notato di enorme differenza. La prima ovviamente è l'odore dei libri che io trovo afrodisiaco, perché per me quell'odore significa già immergermi in una nuova storia. Non poterlo odorare mi è difficile, insomma, mandare avanti la lettura. La seconda cosa è proprio avere il libro a portata di mano, insomma, toccarlo, perché a me, come sapete, piace molto segnarmi le frasi che mi piacciono di più oppure delle citazioni che vorrei mettere da parte. E con l'ebook non posso farlo, anche se sì, so che c'è, insomma, l'opzione di mettere un segnalibro oppure evidenziare la, insomma, frase che ci piace di più, però mi è scomodo riprendere l'ebook e magari scriverlo e ricopiarmelo. La terza cosa invece, questa credo sia invece una cosa positiva, l'ebook ho visto che mi fa leggere in maniera più veloce, nel senso che utilizzando Rakuten Kobo al computer, perché mi rimane più semplice sul PC, mi rendo conto che le pagine in formato PC sono di meno rispetto a quello che trovo sul cellulare. Mi capita magari di vedere dei capitoli dove c'è 1 su 8, quindi sto leggendo una pagina su 8 oppure una pagina su 12. Invece sul cellulare mi ritrovo magari 1 su 25, 1 su 30, e mi sembra più lungo il romanzo. In realtà leggerlo dal PC mi fa sembrare tutto più corto e non accorgendomene io finisco i romanzi così, come se niente fosse, ed è successo proprio per La principessa di Iz questo fatto. L'ultima nota, insomma, barra negativa di un ebook è che io, se un libro mi fa ridere, io rido insieme al libro; se mi fa piangere, io piango con lui; se mi fa venire 5 minuti di pazzia, io impazzisco insieme a lui. In questo caso ho avuto un momento di pazzia per il finale, che poi vi racconterò alla fine, però non ho potuto fare niente perché il libro in sé non ce l'avevo. E questa è, diciamo, la mia esperienza con gli ebook, però lo trovo comodo in quanto magari io durante una pausa caffè posso leggermi quei 10 minuti qualche capitolo in tranquillità, e magari se sono a casa e voglio stare in poltrona lo posso leggere tranquillamente sul cellulare. Quello della comodità di portare un libro con sé ovunque si vada, quello, insomma, non lo sostituisce nessuno, anche perché i libri che leggo io hanno sempre un certo spessore, un certo pesore. Parliamo invece di questa lettura, La principessa di Iz, un fantasy, lo definirei un fantasy celtico. Perché? Per le descrizioni, per tutta l'ambientazione, qualsiasi cosa leggiate di questo libro a me ricorda molto i paesaggi celtici, e questa presenza è maggiormente rimarcata dalla scelta dell'autrice di inserire frasi in celtico utilizzate dai personaggi per evocare incantesimi. Ma andiamo per gradi. Dunque, dove ci troviamo? Ci troviamo nel 52 avanti Cristo e ci troviamo ad Iz, la capitale dell'armonica, che in questo anno sprofonda nell'oceano a causa di una passione proibita della principessa celta Daut con il generale romano inviato da Cesare, inviato nella città per trattare dei negoziati. Dopo 2000 anni questa città è diventata di nuovo abitabile grazie ad un cantesimo. C'è la barriera che protegge la città dall'esterno, barriera che viene costantemente fortificata da streghe e stregoni. E streghe, stregoni e tutti gli abitanti di Iz prosperano all'interno di questa città. Città guidata dalla dinastia della famiglia Ruaidri. Detta così, sembrerebbe una città che prospera in pace e tranquillità, come una comune città, insomma, fantasy. In realtà, in questa città
sottomarina non è tutto come sembra. E proprio in questa città sottomarina seguiamo le vicende della protagonista Morrigan, che ci fa addentrare subito nella storia, già dai primissimi capitoli, dove noi la andiamo a conoscere nel profondo in maniera dettagliata. Troviamo Morrigan, che è stata assunta nella prima compagnia mercenaria di Easy Fianna, e dove lei, insomma, tenta di farsi valere, e la conosciamo subito determinata. Se non le piace fare qualcosa, non lo nasconde. Nelle migliori delle ipotesi può andarti bene se sta zitta, per il resto può anche sbottarti in faccia, per dire. Insomma, è una ragazza che sa quello che vuole. Allo stesso modo, già dai primissimi capitoli, capiamo che Morrigan sta nascondendo un segreto. Non solo lo nasconde a chi lo circonda, lo nasconde anche a noi lettori. Veniamo a sapere più tardi che lei in realtà è una draoid, cioè lei è sensibile al, tra virgolette, richiamo degli spiriti. Gli spiriti riescono a oltrepassare questa barriera mettendosi in contatto con tutti i draoid presenti ad Ys. Perché lei se ne nasconde? Perché nella città di Ys il re Arthur dà la caccia a questi draoid e li fa soggiogare. Che significa? Una volta soggiogate, gli spiriti non hanno più possibilità di mettersi in contatto appunto con i draoid e riuscire a far passare il loro messaggio. Addirittura Morrigan pensa che queste persone soggiogate non possano più distinguere neanche i colori, quindi che possano vedere tutto bianco e nero. All'inizio lei tenta di nasconderlo, ma una serie di eventi faranno scaturire, insomma, l'inimmaginabile. E insieme al principe Cormac iniziano ad indagare sul perché Re Arthur voglia far zittire questi spiriti. Veniamo a scoprire che c'è una verità che potrebbe far cadere la dinastia reggente, e questo condurrà Cormac e Morrigan ad un viaggio insieme che li porteranno nel regno in superficie per andare alla ricerca del re stregone imprigionato in un incantesimo. Dunque, questo romanzo è un romanzo che ha ritmi molto serrati, non c'è un attimo di respiro. Anche in scene, diciamo, abbastanza tranquille, non è così perché non si può stare tranquilli. Per quanto riguarda la descrizione, l'ho trovato una descrizioni molto dettagliati e non pesanti, non appesantiscono la lettura, che io spesso magari quando trovo delle descrizioni un po' pesanti, le salto e vado al paragrafo successivo. Questo non succede nella Principessa di Ys. Per quanto riguarda la scelta della lingua celtica, la trovo molto molto azzeccata. All'inizio pensavo fosse una lingua inventata dall'autrice, poi soffermandomi su una frase, insomma, ho riconosciuto qualcosina di celtico, perché all'università purtroppo ho studiato filologia germanica. È stato un esame che mi ha praticamente sviscerato, in quanto ho dovuto studiare il sanscrito, l'antico alto tedesco, l'anglosassone, tutte queste cose qui. E quindi le isoglosse, che me le risogno ancora la notte, e quindi insomma mi sembrava qualcosa di già visto. E quando me ne sono accorta è come se si fosse chiuso praticamente un cerchio in questo romanzo, e mi ha fatto davvero molto piacere perché usare il celtico per far evocare incantesimi ai personaggi l'ho trovato davvero un'idea molto molto originale. Per quanto riguarda invece su descrizioni che ho letto su internet riguardo la descrizione in generale di questo romanzo, viene utilizzata spesso il termine latino medium riferito a Morrigan. Dunque, credo sia, non sbagliato, sbagliatissimo utilizzare il termine medium perché è latino. Qui siamo in un Celtic fantasy in quale non solo l'ambientazione e tutto quanto ha rievocazioni celtiche, ma la lingua utilizzata per gli incantesimi e tutto quanto è il celtico. Morrigan è una draoid. Se l'autrice avesse voluto scrivere medium, avrebbe utilizzato medium, ma utilizzare il latino per identificare una persona che utilizza incantesimi celtici
non ha senso. Posso anche capire magari che si voglia mettere medium perché scrivere draoid nessuno capirebbe, insomma, che si parla di una medium, tra virgolette, parola che si conosce di più. Ma non lo trovo comunque giusto perché io personalmente leggo magari una descrizione dove c'è scritto che il personaggio è una draoid, io mi incuriosisco, il libro lo compro. Se leggo la protagonista è una medium, io un attimo mi fermo perché io già so cos'è una medium, quindi potrebbe non interessarmi. Quindi non mi pare corretto, insomma, in queste descrizioni che ho letto girovagando per blog, l'utilizzo della parola medium. L'autrice ha scelto draoid perché non riportare draoid? Questa è una piccola mia punta di velenosa, perché insomma mi sembra come se si voglia snaturare in piccola parte il lavoro di una persona, e comunque dietro questo romanzo c'è tanto lavoro, tanto tanto tanto. Volevo soltanto specificare questo. Per quanto riguarda il finale, dunque, io in tutta la mia carriera di lettura ho avuto libri con finale pessimo, libri con finale sospeso che mi hanno fatto praticamente morire di patema, io devo sapere come andassero a finire, libri con finale niente di che, però ognuno di questi mi suscitava una reazione, sempre con un libro in mano. Ero al lavoro e avevo sempre questi 10 minuti di pausa, avevo quasi finito il libro, mi mancava poco e ero troppo incuriosito, ho detto vabbè, mentre mangio un mandarino finisco a leggere questi ultimi capitoli. Beh ragazzi, dunque, io nell'ufficio sono con altre persone, ho finito a leggere questo libro, io ho pensato, questo PDF, e ho pensato, andavo avanti con la rotellina, insomma, del mouse, e non erano finite le pagine. E ho pensato, no vabbè, questo libro, il PDF è corrotto, cioè me l'hanno scaricato a metà, non può finire così. Allora sono tornata indietro, sono andata a vedere su Rakuten Kobo quante pagine erano totali, vado a riprendere il PDF, effettivamente erano quelle le pagine, quindi mi sono resa conto che quello era il finale, e avendo delle persone intorno mi sono schiacciata la lingua e ho dato un pugno sulla scrivania, però nella mia mente la mia reazione verso l'autrice è stata: quindi capite bene che a me il finale mi ha scioccato, perché non poteva finire così. Poi io ho scritto alla scrittrice su Instagram, mi ha risposto. Io le avevo scritto che il libro mi era molto piaciuto, però non avevo menzionato il finale perché, insomma, io non volevo far sapere che l'avevo mandata a quel paese. Ma e lei mi chiede: ti ha scioccato tanto il finale? Io scrivevo e cancellavo, alla fine ho risposto con abbastanza. Non potevo dirle che l'avevo mandata a quel paese, quindi mi sono permessa di chiederle se è una duologia o sono previsti 3 libri, così da prepararmi psicologicamente. Lei mi ha risposto che è una duologia e la seconda parte dovrebbe uscire intorno a maggio 2020. Il tutto dipende da questi tempi editoriali, insomma, che ci vogliono, io insomma non lo so, però penso insomma che l'iter sia abbastanza lungo. Quindi io devo aspettare questo maggio 2020, manco se mi dovessi sposare di nuovo, perché io quel finale ogni tanto ci ripenso. E sappiate che dopo la principessa di Isle, dopo questa lettura, io ho ancora un blocco del lettore. Io non riesco ancora a leggere niente. Cioè io penso sempre a questo libro. Non mi è mai successo. Dopo questo finale sono rimasta un po', non con l'amaro in bocca, però proprio io non me l'aspettavo. E, però a mente fredda ho riflettuto e poi su tutte le vicende del romanzo, a tutti i personaggi non viene risparmiato nulla, quindi ci poteva stare questo finale, e quindi io sono proprio curiosa di sapere come andrà la seconda parte,
perché insomma mi ha incuriosito davvero tanto. Prima che me lo dimentichi, l'ebook l'ho comprato su Rakuten Kobo e l'ho pagato 4,99 €. So che la versione cartacea è online ed è disponibile, e andrò ad ordinarlo a breve perché devo fare insomma un ordine generale, quindi inserirò anche questo perché è giusto che stia nella mia libreria. Due parole sulla copertina. Voi sapete che se la copertina è bellissima, io compro il libro senza sapere di cosa si tratti. E questo è uno di quei casi. Ho scoperto La principessa di Is per caso su Instagram e non ho esitato un attimo, ho visto che era disponibile su Rina Ebook e l'ho comprato, ed è stato il mio ebook soldi in ben spesi, perché è stato davvero bellissimo. Per quanto riguarda i personaggi, dunque, Morrigan è un personaggio a me molto vicino, lo sento molto vicino nel suo proprio carattere. È decisa e sa quello che vuole, non ha paura di farti vedere che magari a lei non piace quello che sta facendo, però allo stesso tempo è molto protettiva nei confronti del fratellino, crede molto nell'amicizia anche quando questa le si rivolterà contro. Tra parentesi, la sua migliore amica è proprio una stronza, sì, anche se alla fine fa quello che deve fare, però è proprio una stronza. Punto. E l'ho trovata molto simile a me, al carattere che avevo prima, quando ero più giovane, insomma. E quindi ci sono stati degli eventi durante questa lettura che io pensavo, oddio, io tornerei indietro nella scena che stavo leggendo. Insomma, ho pensato, oddio, io fossi lei tornerei indietro. Vado avanti, lei torna indietro. Insomma, sono state queste scene che io pensavo, io farei così e lei non faceva. Quindi, insomma, è un carattere anche che conosco molto bene, quindi mi è stato facile, insomma, affezionarmici. Cormac, il principe, ci ho messo più tempo, perché a parte la scena del loro primo incontro in questo, diciamo, bar un po' ambiguo, che mi ha fatto morire dalle risate, ma veramente, perché il modo di Morrigan di ridere in faccia al principe, in questa scena lei non sa che è il principe, e proprio mi ha fatto morire da ridere, perché io ridevo così alle battute degli amici quando non credevo a quello che mi dicevano. Quindi proprio ho riso proprio di cuore. Principe Cormac all'inizio, appunto, dicevo, non mi ha tanto convinto. Era come se, sì, fosse un po' ambiguo. Poi alla fine, andando avanti, l'ho capito di più. Però come personaggio mi ci sono legata di meno. Il personaggio che sento più mio è proprio Morrigan, e quindi per il resto ho fatto tabula rasa, insomma, i nemici di Morrigan sono diventati nemici miei. Niente ragazzi, questo è tutto. Scusate se ho gesticolato tanto, ma non sono abituata a fare una recensione senza libro in mano, e quindi mi sento un po', insomma, non fuori posto, però mi sento un po' goffa, non so dove mettere queste mani, anche perché Sally sta dormendo sulle mie gambe, quindi insomma, e sono un po' impacciata oggi, va bene. Niente, questo è tutto ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate. Se non avete letto questo libro, leggetelo, adesso più che mai, visto che è anche disponibile la versione cartacea, e fatemi sapere i vostri pensieri, perché è sempre bello condividere. Niente, un abbraccio grandissimo da me e la piccola Sally che dorme, e ci vediamo alla prossima. Ciao!